Ciao ragazze e benvenuti in un nuovo video. Oggi voglio mostrarvi cosa mi è stato insomma inviato da due siti asiatici che sono Banggood e CN Direct. Comunque vi lascio il link qui sotto di qualsiasi articolo che mostro in questi video. In più, alla fine del video, nell'ultima parte, vi mostro qualche acquisto che ho fatto proprio per la decorazione della stanza, sempre insomma rimanendo sul low cost. Allora, per lo più, diciamo, ho voluto prendere, perché naturalmente mi è stato stanziato un budget e io l'ho speso come meglio credevo, ho voluto prendere, soprattutto da Banggood, delle cosine per arredare insomma un po' la stanza, per fare qualche do it yourself, comunque adesso vi mostro il tutto. Allora, la prima cosa che voglio mostrarvi, partiamo da Banggood, è questa cosina che vedete qua, questa non so, gabbietta, adesso ve la prendo, che secondo me è un oggetto veramente delizioso, ragazze, ed è un portacandela, insomma potete, o qualsiasi altra cosa vogliate, ecco, potete mettere qui magari la candela e insomma vi decora un pochino la stanza. Io l'ho preso proprio per questo angolino qui e i prezzi ve li scrivo in sovraimpressione perché non li ricordo, ma comunque veramente, ragazze, dei prezzi molto molto economici e è molto carino. Quindi mi piace proprio per questa zona. Ok, continuiamo con le cosine da Banggood, sempre per insomma sistemare la mia camera. Allora, ho voluto prendere, non so ragazzi se conoscete le scritte che si possono attaccare sui muri. Su questo sito ce ne sono e devo dire che sono molto economiche rispetto ad altri siti sempre asiatici che avevo consultato perché volevo fare proprio un ordine io personalmente. Ho trovato questa scritta che mi interessava, quindi ho approfittato e l'ho presa da loro, che è questa qui. Vi faccio vedere il risultato finale, come dovrebbe insomma uscire, che è questa. Quindi io la vorrei mettere, ora devo vedere, però l'intenzione è di metterla sopra il letto e nulla. Quindi intanto l'ho presa, adesso cercherò di capire come funziona, come si può attaccare e magari vi faccio sapere anche la durata, insomma, se è comunque di buona qualità. E anche questa è veramente economica, però insomma, ragazzi, i prezzi li metto in sovraimpressione. Sempre per decorare la camera, nello specifico il letto o comunque insomma la poltroncina che magari ho in camera, ho voluto prendere queste federe. Quindi devo comprare il cuscino a parte, insomma lo prenderò qui anche perché al mercato da me non costano tantissimo e dovrebbero essere di questa misura. E mi piace molto, ne ho prese due uguali come potete vedere e sono fatti in questo modo. Quindi questa è la fantasia che mi piaceva molto e sono fatte con la zip, quindi si possono aprire, mettete il cuscino e poi richiudete con semplicità. E ho preso appunto due pezzi di due federe, insomma, di questa fantasia. E l'ultimo prodotto che ho preso per decorare la camera o fare qualche lavoretto, qualche do it yourself, devo ancora vedere, insomma, devo ancora impegnarmi, è stato questo, diciamo, set di stoffe che adesso vi vado a mostrare. Ok, allora, queste qui sono le stoffe, adesso vi mostro le fantasie e poi ve ne apro una per farvi vedere, insomma, la grandezza. Allora, ho questa qui con i fiocchetti, volendo si possono anche fare dei cuscini, uno dovrebbe vedere insomma bene la misura. Poi questa qui a righe, questa sempre con i fiocchetti ma a base bianca, a quadretti, tutto sul rosa, a pois e a pois con la base rosa, fiorellini e per finire questa qui floreale. Vi apro questa qui con i fiocchetti per insomma farvi vedere la grandezza. Questa qui è appunto la misura del pezzo di stoffa. Io adesso vedrò cosa farci, ho in mente qualcosina, però adesso vedrò, mi consulterò anche con mia madre che ha un po' insomma le mani d'oro per queste cosine qua. Poi le altre cose che ho voluto prendere sono dei prodottini, diciamo così, insomma degli accessori, ecco, non inerenti alla decorazione insomma della camera. Ho preso questo beauty che mi piaceva tantissimo, tipo stile marinaro con la Torre Eiffel qui. Mi piaceva molto insomma lo stile e è abbastanza capiente, dentro c'era la plastica per fargli mantenere la forma,
È fatto così, insomma, magari se vi serve una pochettina da mettere in borsa per, insomma, i trucchi, le medicine, le cosine che vi portate dietro, oppure anche quando si viaggia magari si ha poco spazio e si devono portare, insomma, poche cose. Lo trovo, insomma, delizioso e l'ho voluto prendere, e poi anche questo, insomma, forse 2-3 dollari neanche. Poi un'altra cosa che ho voluto prendere, ne ho prese più di una, insomma, per tenerle così, sono questi segnalibro a forma di angioletto. Adesso ve li apro, così le vediamo insieme. Mi si è smontato il pacchetto, comunque, ecco, si presenta in questo modo. E vabbè, senza che lo apro tanto si vede. Come vedete il segnalibro, insomma, comunque anche può essere una decorazione per Natale, per l'albero, è questo angelo con questo, diciamo, pennacchio, veramente molto, molto carini, insomma. Li ho presi anche perché mia madre tempo fa li aveva adocchiati da, non so, insomma, non mi ricordo dove, gli erano piaciuti, e quindi, insomma, l'ho voluto prendere anche per magari darne uno a lei, insomma, tenerli comunque in casa, sono veramente carinissimi. E per finire da Banggood, sempre, ho voluto prendere questa agendina. Devo dire che me l'aspettavo un po' più grande, insomma, forse non, cioè, non ho letto le misure sul sito, probabilmente erano riportate. Però alla fine è carina anche per mettersela in borsetta, perché, per prendere magari qualche appunto. Non è proprio un'agenda vera e propria perché non è. Non ci sono indicati i giorni, è più un taccuino dove prendere qualche appunto. Io l'ho presa così fucsia, ha questa faccina, insomma, incisa, e poi dentro è fatta in questo modo, ha questa pagina iniziale e poi insomma le varie pagine dove poter prendere appunto insomma i nostri appunti, insomma, qualche idea magari ci viene in quel momento che vogliamo segnare su carta, quindi anche questo è veramente pochissimo. Adesso passiamo all'unica cosa che ho preso dal sito CN Direct, che mi è stata inviata in questa confezione classica in cui, insomma, spediscono. Allora, mi era stato dato appunto un budget insomma, a disposizione, e sono riuscita a prendere solamente questo prodotto qui, perché le spese di spedizione non sono bassissime, quindi per rientrare appunto nel budget che mi era stato dato, sono riuscita a prendere questo prodotto che di per sé non costa tantissimo. Il problema sono le spese di spedizione un po' troppo elevate, secondo me. Allora, ho preso questo qui. Questo qui è un Simil Set Real Techniques. Praticamente è identico in tutto, ragazze. Anche dietro riporta, insomma, i pennelli presenti, le Pixie Woo. Insomma, è sostanzialmente, insomma, identico. Però è un fake, insomma, non è che l'ho acquistato dal sito o dalle rivenditori ufficiali. Io ne ho già un altro di questi set Simil Real Techniques. Però occhi, con il quale mi sto trovando molto bene, quindi ho deciso di prendere anche questo per il viso. E nulla, quindi si presenta con questi tre prodotti, tre pennelli a disposizione, con al solito il portapennelli per trasportarli, oppure per farli diventare un portapennelli, insomma, da tavolo, per tenerli sulla postazione. Allora, questo qui è il multitask brush, che, insomma, penso si possa utilizzare benissimo per il blush per la cipria, però è un po' piccolino, insomma, magari per la cipria nel contorno occhi. Poi questo qui, che è il Domed Shadow Brush, che è fatto in questo modo con questa sezione, forse, boh, forse si può provare anche per applicare il correttore, magari poi vi farò sapere. E per finire questo pennello, insomma, classico a lingua di gatto, che è l'Essential Foundation Brush, che è fatto in questo modo. Io sinceramente non uso tantissimo i pennelli a lingua di gatto. Allora, colgo l'occasione per inserirvi all'interno di questo video, che non è venuto lunghissimo, anche degli acquisti che io ho fatto a parte per, tra virgolette, decorare un pochino la mia camera. Allora, parto con una cosa che ho preso in super sconto, è veramente un
sotto costo, ecco, da IKEA. Infatti ha fatto per alcuni giorni, insomma, l'IKEA degli sconti chiamati appunto sotto costo. Sono andata a comprare un set di cornici, veramente carinissime, che costavano 9,99 euro e l'ho pagata solamente 99 centesimi, ragazze. Non era uno sconto particolare, era semplicemente, era accessibile a tutti, erano semplicemente dei giorni di sotto costo. Il set in questione è questo qua. È abbastanza grande e non entra tutto nell'inquadratura. Comunque sono semplicemente queste decorazioni a righe più fitte e insomma meno fitte, e poi questa qui semplice nera, e qua dietro ha naturalmente la possibilità di aprire per appoggiarle sul mobile, ecco. L'ho prese perché innanzitutto il prezzo era veramente, cioè non si poteva non prenderle, e poi perché voglio metterle in camera. Bene, ne ho aperta, l'ho aperta la confezione per farvene vedere una da vicino. E allora, il suo è tipo fatto in cartone, infatti non sono stata molto attenta e l'ho leggermente rovinato in questa zona. Allora, il quadretto. Ok, il quadretto penso che sia possibile naturalmente appoggiarlo al mobile, ma secondo me è possibile anche appenderlo con un chiodino, con insomma un qualcosa direttamente al muro. Questa cosa è una sorpresa perché non me lo aspettavo e ne sono felice perché penso mi rimanga più comodo per quello che voglio farci. Quindi questo qui è delle tre cornici a disposizione nel set, che comunque insomma ragazzi anche pagato a prezzo pieno 10 euro non è tantissimo perché sono tre belle cornici abbastanza grandi, naturalmente a 99 centesimi, cioè non se ne parla proprio. Poi, allora, come altre cosine stupidissime, molto economiche che ho voluto prendere per la camera sono questi fiori che vedete qui, proprio per rendere più grazioso l'angolo dove giro. E, è un mazzolino, insomma, non lo vado a tirare fuori, magari ve lo faccio vedere dal vaso direttamente. Allora, il vaso è dell'IKEA, non so se lo conoscete, ve l'ho già mostrato in un vecchio video haul per la decorazione della casa, e costa solamente 50 centesimi proprio a prezzo pieno, e il mazzolino l'avrò pagato intorno ad 1,90 euro, veramente carino, e si abbina bene con i colori insomma della stanza. Poi ho preso un altro mazzolino per tenerlo, adesso comprerò un altro vasettino e lo metterò da un'altra parte sempre per decorare. Questo qui invece l'ho pagato 1,60 euro e i fiori in questione sono questi. Ultimo acquisto per prepararmi ad arredare questa zona per i video in occasione delle feste natalizie, proprio oggi ho comprato questo portacandele. Veramente carinissimo, delizioso. L'ho preso dai cinesi, ragazzi, l'ho pagato solamente 1 euro, come potete vedere, quindi è compreso anche il barattolino, insomma, dove appoggiare appunto la candela. Mi sembrava una decorazione deliziosa, per 1 euro poi, per andare insomma un po' a decorare la zona. Adesso vedrò bene come metterlo. E quindi nulla, ragazzi, questo è il piccolo video haul che no. E nulla ragazze, queste sono le piccole cose che mi sono state inviate. Trovate tutti i link dei negozi, dei siti, degli oggetti stessi qui sotto nell'info box. Quindi mi raccomando, se vi interessa qualcosa andatelo a vedere. E nulla, spero che il video vi sia stato un po' di compagnia e utile se magari anche voi volete un po' rinnovare la vostra stanza, cambiare qualcosina, comprare qualcosa di particolare senza spendere cifre esorbitanti. Fatemi sapere se qualcuno di voi ha già comprato le scritte adesive per i muri e come ci si è trovata. Io spero di poterle attaccare insomma al più presto, magari mi faccio aiutare dal papà. E nulla, vi mando un bacio grandissimo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!